di condivisione con i sindaci. Non siamo riusciti ad ottenere dei momenti di condivisione o di incontro, pur avendolo chiesto, punto. Non siamo riusciti. A questo punto io personalmente incomincio a dubitare non soltanto della classe politica degli ultimi 20 anni, ma anche di chi ad oggi governa le nostre città, perché noi rappresentiamo la classe produttiva, noi siamo quelli che facciamo PIL, noi siamo quelli che ci mettiamo in cammino tutti i giorni sulle strade per poter portare a casa lo stipendio e per dare stipendio e reddito a dipendenti e famiglie. Noi siamo. E il fatto che il Comitato dei Sindaci, anziché cercare insieme a noi di fare sintesi, si va l'uno, non dico contro l'altro, ma ognuno per conto proprio, a me crea grande dispiacere, a noi crea grande dispiacere, ma va detto, dopodiché. Anche perché si è interrotto un percorso che abbiamo sempre fatto assieme. E non si capisce perché. Si capisce, ma non è probabile, ma non è provato. A questo punto noi diciamo, noi siamo per fare, come dicevi innanzi, un momento di protesta che ha un inizio e una fine. L'inizio deve essere immediato, il 21 marzo, perché Roberto diceva il 21 marzo ci dovrebbe essere il precipito. Il 21 marzo, quello che chiedo a voi e chiedo il vostro appoggio e condivisione a questa proposta, il 21 marzo noi andiamo, chiedendo chiaramente le dovute autorizzazioni, a fare un sit-in davanti al prefetto, alla prefettura, in maniera pacifica, in maniera silenziosa, ma non perché siamo contro il prefetto, vogliamo manifestare sul fatto che il prefetto non ci abbia ricevuto, ma il prefetto rappresenta lo Stato in provincia ed è lo Stato quello che è assente negli ultimi 20 anni per quello che è la necessità, l'ascolto di un territorio. Quindi faremo quello che e poi successivamente con degli step che decideremo insieme a seconda delle proposte, aumentiamo, a meno che non ci siano delle notizie, delle novità positive, aumentiamo il tasso di protesta. Io non escludo addirittura fino ad arrivare a un momento in cui noi facciamo lo sciopero della fame. E dobbiamo chiedere in questo la condivisione dei nostri associati tutti, ma di tutta quella che è la cittadinanza. Dobbiamo andare nelle scuole, dobbiamo coinvolgere il clero, dobbiamo coinvolgere tutti. Abbiamo la capacità, abbiamo le forze, abbiamo un credo da difendere. Se no non siamo rappresentativi di nessuno. Se rappresentiamo un'associazione di imprenditori, chiaramente dobbiamo metterci in modo per rappresentarle degnamente, se no anziché farla a casa i prossimi anni mandiamo una pizza ed è più piacevole, ma deve necessariamente essere fatto, deve essere fatto, se no non avremo mai un ascolto e dobbiamo uscire da questa riunione con questa proposta. Dal tavolo esce fuori un momento di protesta che verrà fatto giorno 21. Dove? Non lo diremo, lo faremo sapere magari, ma giorno 21...